Marco, si è confermato il trend delle ultime partite, quando c'è un momento di difficoltà è fondamentale l'aiuto della panchina e poi quell'ultimo cambio per quel muro beccato in pieno. Ma la panchina sta diventando sempre più protagonista, ma devono sentirsi sempre così, perché è impensabile, lo ripeto, che in tutta la stagione le nostre giocatrici possano avere un rendimento sempre al top, e se non siamo pronti diventa difficile. E oggi Marika è stata molto brava, Valeria ci ha dato una mano a uscire un attimo da un trend veramente brutto che abbiamo avuto nel secondo e nel terzo set. Una partita strana, eravamo nervosi, contratti, non riuscivamo a giocare la nostra pallavolo, anche merito soprattutto alla difesa di Scandici che non ci ha fatto capire molto. Però dobbiamo imparare a soffrire e soprattutto imparare a uscirne di squadra. Ci siamo nervositi anche individualmente, questa cosa non è andata bene. Sono contento della reazione, perché vincere un terzo set di rimonta in quel modo, giocando comunque in un bellissimo palazzetto. Intanto ringraziamo i nostri tifosi, sono venuti tantissimi, ma comunque erano numerosi anche quelli di Scandici. Non era semplice, ma soprattutto non era semplice portare una finale di Coppa Italia a Modena, e sono orgoglioso di far parte di questa squadra e portare domani la lotta per un trofeo molto importante. Ancora Conegliano sulla strada, tanti gli scontri in questa stagione, insomma una partita però questa diversa a tutte, ci si gioca un titolo, si va in campo con tutto quello che si ha, cuore, mente, forza, tutto. Ma Conegliano è una squadra che secondo me è stata costruita con obiettivi molto chiari, molto importanti, e sta dimostrando tutta la sua tra virgolette forza, no? Sta dominando in Italia, ok, in Europa comunque il girone è arrivato secondo, e è una squadra che sta giocando una pallavolo, forse è la squadra che gioca la miglior pallavolo, però è una partita secca. Io l'anno scorso partivo da favorito contro Bergamo, e Bergamo ci ha dimostrato come giocando insieme di squadra, giocando tecnicamente ordinate, si può ribaltare un pronostico. Noi cercheremo di far questo, anche perché nei tre precedenti abbiamo dimostrato che Conegliano ha fatto fatica contro di noi, due volte ha vinto, una volta ha perso, ha fatto fatica, ma noi vogliamo rendere la fatica abbastanza lunga e provarci, perché no, perché stiamo lavorando tanto, stiamo giocando tanto e siamo arrivati alla partita, no, dove si assegna un qualcosa di importante, e ci tengo particolarmente, ripeto, per le ragazze, per quello che stanno facendo e per la città, perché portare un trofeo a Modena mi piacerebbe veramente tanto.